Ciurma qui da Giocherina per un video un pochettino diverso dal solito, ragazzi, ma visto che siamo in quarantena mi sono sentita ispirata, come molte persone oggigiorno, a fare qualcosa di casalingo, per cui visto che abbiamo quasi finito le cose per la colazione, per la merenda, mi sono decisa quest'oggi, ragazzi, a preparare una bella torta. Si tratta però di una torta semplicissima, che è una tra l'altro delle preferite di Rodrigo, lui forse ve lo può confermare, ed è la torta all'acqua. Ha bisogno veramente di pochissimi ingredienti e la preparazione è velocissima, ragazzi, per cui andiamo a vedere quali sono gli ingredienti. Che c'è? Sto inquadrando Roby. Ok, andiamo allora, ragazzi, a vedere quali sono questi pochi e semplici ingredienti. Il mio cameraman mi aiuterà. Abbiamo 200 g di zucchero, 280 ml più o meno di acqua a temperatura ambiente, 250 g di farina, la buccia di un'arancia, per quanto non sembri la buccia di un'arancia. Dopodiché, ragazzi, qua abbiamo il burro che io ho fatto sciogliere perché la ricetta prevedeva l'utilizzo di olio di semi, però visto che noi non avevamo olio di semi ho fatto insomma il rapporto e invece di 70 grammi di olio di semi ho usato 90 grammi di burro. Per cui come primissima cosa, ragazzi, direi di andare abbastanza spediti senza perdere troppo tempo, andremo ad unire all'acqua, che ovviamente voi non vedrete perché è trasparente. La ricetta non dice se usare fruste manuali o fruste elettriche, io userò queste. No! Userò quelle elettriche, insomma, per fare un pochettino prima. Per cui la prima cosa, ragazzi, è dover far sciogliere lo zucchero per bene, proprio tutto lo zucchero nell'acqua, per in cui adesso verserò tutto lo zucchero nell'acqua, ammazza quanto ne è, e piano piano farò girare le fruste all'interno del composto. Perché? Perché si deve sciogliere bene 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 lo zucchero. Ragazzi, una volta che lo zucchero si sarà sciolto proprio bene 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 nell'acqua, quindi non si deve più sentire, ragazzi, sotto le fruste, andiamo ad unire prima il burro o l'olio, insomma a seconda di quello che avete scelto per la ricetta. Ok, io in caso comunque l'ho fatto squagliare proprio per evitare che fosse in pezzi. Comunque anche il burro deve essere ovviamente a temperatura ambiente, per cui ovviamente sappiamo benissimo che questi due ingredienti non si uniranno mai del tutto, perché comunque il burro è oleoso, quindi è una parte grassa, diciamo così. Per cui una volta uniti questi e quest'altro ingrediente, una volta unito quest'altro ingrediente, ragazzi, è arrivato il momento di unire la farina poco a poco, ovviamente, e bisognerà anche setacciarla quando la succede, ragazzi. Ma non mi dire! Perché, insomma, così si evita che nel dolce si formino degli sgradevoli grumi. Per cui io purtroppo sarò costretta poi ogni volta a fermarmi con le fruste, ragazzi, però purtroppo avendo soltanto due mani non posso fare entrambe le cose contemporaneamente, o forse sì, magari. Facciamo sì che tutto inizi ad amalgamarsi piano piano sempre. Buttaci ancora la farina, buttaci! Esse, case! Con rabbia, con passione e con amore! Di qualcosa! Spero che non si formino grumi, perché nonostante io la stia setacciando vedo delle palle che galleggiano nel composto, delle grosse palle. Ragazzi, il processo che ci tocca fare adesso è unire tutta quanta la farina al composto fino a quando la finiremo, per cui ci vediamo tra poco. Ero a fuoco? Quasi. Allora, ragazzi, quindi abbiamo continuato insomma a girare il composto fino a quando abbiamo unito tutta quanta la farina setacciata e il composto è diventato più o meno, è diventato bello liscio e omogeneo, come potete ben vedere. Adesso andremo ad unire questa
cosa? Questo poco di scorza d'arancia, mi raccomando, quando grattugiate la buccia, ragazzi, non arrivate mai a grattugiare la parte bianca della buccia, perché è molto amara e quindi ovviamente il sapore farebbe schifo, andrebbe a rovinare il tutto. Per cui io direi che chi ha un limone in casa può farla comunque. Sì, mo sta ricetta diceva una buccia d'arancia, noi avevamo l'arancia per fortuna, quindi abbiamo usato l'arancia, se no si può usare anche la scorza del limone. Io sinceramente preferisco il limone, però avevamo l'arancia, quindi va bene lo stesso. Per cui adesso uniamo. No, io dico perché magari qualcuno c'ha il limone, c'ha, non c'ho l'arancia, non no, posso no, fare. No, va bene anche la scorza e il limone. Certo, sappiamo certo. Benissimo che il limone dà un ottimo aroma a tanti tipi di torte. Per cui, vabbè, adesso ragazzi, ovviamente questa è super compatta, non so perché è così bagnaticcia, per cui buttiamola tutta all'interno, così. Senza temere. Senza temere nulla e nessuno. Mi pulisco le mani, scusate. Nah. E adesso che si fa? Ancora! Frulliamo un altro po', ovviamente, per far sì che la buccia si amalgami perfettamente assieme al resto del composto. Ovviamente, ragazzi, la scorza dell'arancia, del limone, serve appunto a dargli un aroma in più rispetto, oltre, insomma, scusatemi, a quello che gli daremo tra un po', perché la ricetta prevede quindi di usare una bustina di lievito per dolci, aromatizzato possibilmente alla vaniglia, infatti questo lo è una bustina di vanillina per dargli appunto un sapore anche di vaniglia, oltre a quello che gli darà la scorza d'arancia. Ovviamente, ragazzi, andremo ad unire quindi queste ultime due cose, queste ultime due polveri al composto, passandole sempre col setaccio, col colino, quello che è, onde evitare ovviamente che si formino degli spiacevoli grumi. Mettiamo la bustina di vanillina che già è andata dentro. Praticamente, cioè erano tipo un grammo, era tipo un grammo di vanillina che già è caduto, cioè, all'interno. Si poteva pure non setacciare. Esatto. Diciamo. Cos'è qua? E questo è il lievito aromatizzato alla vaniglia. Che è già caduto tutto dentro. Pure questo più o meno è caduto dentro. Una bustina credo che comunque corrisponda solitamente a 16 tipo grammi di lievito. Ammazza quanto lievito! Cazzo, non la devi... Ferma! Aspetta che ti zoomo l'occhio. L'occhio della madre, vabbè, niente. Giocherina Stalin. Soltanto i più grandi coglieranno questa citazione, ovviamente. L'occhio della madre. Vediamo chi coglie questa citazione. Non sei per un cazzo a fuoco. Ora sì. L'occhio della madre. No! Ok, ragazzi, allora, a parte le urla, i vicini staranno per chiamare la polizia probabilmente. Torniamo a noi. Torniamo al composto. Abbiamo unito setacciando tutto il lievito e quindi ripartiamo con la frusta. Ripartiamo con le frustine. Ok, che facciamo? Adesso, ragazzi, dopo aver mischiato per bene le ultime polveri al nostro meraviglioso composto, andremo ad imbullare una teglia. La ricetta dice tipo da 24 centimetri, se ce l'avete pure un po' più piccola non fa niente, perché significa che crescerà un pochettino di più. Questa credo che sia... Poi crescerà, di crescerà. Ricrescerà di più. Beh, questa credo comunque che sia della grandezza giusta, se quindi non ora sbaglio. Che fai, la imbu? Adesso la imbuverò. Pinzozzi con le mani. Sì. Oh, bisogna imbuvare bene, ragazzi, perché sennò poi la torta sembri si attacca. Mario Giordano sembri. Sennò poi la torta si attacca alla teglia e poi è un bel guaio. Quindi imbuvate bene il fondo e anche i lati della teglia, perché ovviamente la torta crescerà e quindi arriverà anche ai lati più alti della teglia. Buongiorno. Imburrate bene il tutto, i lati fino a sopra, il fondo. Provi. Ma quanto sei bella, madre mia. Di qua cosa? Ok, dopo aver imburrato per bene, vi sciacquate un attimo le mani. Ammazza che macello! È un macello qua! Come faccio a lavarmi le mani se è tutto pieno il lavandino? Amore, sai che sei più bella del mondo? Questo sorriso
questa eleganza, questa grazia. Ah, era ora che dicessi qualcosa. Finiamo sta ricetta. Ah, intanto ragazzi, mi ero dimenticata di avvisare che bisogna preriscaldare il forno. Quindi il forno deve arrivare già a temperatura. Ecco, si appena spenta la spia. Oh, era fatta apposta allora. Vabbè, comunque il forno deve arrivare già a temperatura. Ecco qua. Ecco qua. Ecco qua. Il forno deve arrivare già a temperatura quando infornate. 180 gradi. Quanto? 180 gradi. Si vede un cazzo. Vabbè, sì. 180 gradi comunque, ragazzi. E la ricetta dice per 40 minuti. Però poi ovviamente è il caso di andare a controllare. Sì, ma finisci di infarinare la roba? Ogni tanto con lo stecchino. Questo lo diciamo dopo. Si dice dopo. Stacchiamo. Prima si inforna. Le buste elettriche. Dopo aver imbovato la teglia. Sì. La teglia. Oh. Ci mettete la farina, ragazzi, perché oltre ad imbovare dovete anche infarinare. Oh. Ah, che stai facendo qua? Bisogna infarinare. Aspetta, non si vede un cazzo, è buio. Buio. Eh sì, stai lì nell'angolino. Aspetta un attimo che aumento il viso. Vabbè, tu fai, dai, tanto si capisce, anche se non è molto a fuoco. Vabbè, bisogna infarinare per bene la teglia, ragazzi. Sempre il fondo. Dai, va. Il fondo, i lati, anche i lati, mi raccomando, perché così si eviterà l'attaccamento della torta alla teglia. Ecco fatto. Dai, una volta che avete infarinato, per bene, scuotetela un pochettino dalla farina in eccesso e voilà! La vostra teglia vieni è qua, finalmente. Vieni qua, facciamola vedere alla luce, vieni qua. La vostra teglia è finalmente infarinata e imburrata. È arrivato il momento, ragazzi, di versare il nostro composto all'interno della teglia. Oh, che satisfaction! Oh. Per cui, ragazzi, mi raccomando, pulite per bene, adesso voi probabilmente non lo vedrete, con una Marisa. Non so se si chiama Marisa. La signora Marisa. Con la signora Marisa. O la spatolina, no, chiamatela no, come no. Volete. La signora Marisa. Pulite per bene, ovviamente, tutta la ciotola dai residui di torta. Cioè di composto, semmai, non di torta, dei residui di composto. Ecco qua, ovviamente, quello che riuscite a prendere. Ed ecco fatto, finalmente è arrivato il momento di infornare. Fa vedere il composto. Ecco qua, ragazzi. Vediamo da vicino. Aspetta. Oh, ha messo a fuoco, perfetto. Andiamo a infornare. Il forno, appunto, ragazzi, come vi dicevo, deve essere già arrivato a temperatura, quindi deve essere già a 180 gradi. Ecco, lo dice anche Robin. Inforniamo. Io, ragazzi, lo metto sull'ultimo ripiano in basso perché purtroppo questo forno, la parte alta di questo forno, brucia un casino. Quindi onde evitare di bruciare la torta da subito, la metto nella parte più bassa. Quindi poi ogni forno ha il suo modo di cuocere, quindi ognuno conosce il suo forno. E quindi una volta infornato, ragazzi, la ricetta dice 40 minuti di cottura, quindi a partire da adesso metterò anche il timer sul forno. E però è il caso poi, ragazzi, passata almeno mezz'ora senza aver aperto il forno, di andare a controllare la cottura con uno stecchino. Quindi se lo stecchino uscendo dalla torta è asciutto, vuol dire che la cottura è perfetta e va benissimo così. Se invece è ancora umido, vuol dire che la torta deve cuocersi ancora per un po' di tempo, vero Robin? Quindi ci vediamo, ragazzi, poi più tardi, quando la cottura sarà finalmente ultimata. Tra 40 minuti. Madre mia. Ok, ragazzi, allora la cottura della torta è stata ultimata. Considerate, come vi dicevo prima, che poi ogni forno è a sé. Infatti il mio forno, ragazzi, ha una temperatura estremamente alta, non so perché è così forte. Infatti già dopo tipo una ventina di minuti la parte di sopra si stava colorando, come potete vedere non si è bruciata per fortuna, ma nonostante fosse al ripiano più basso già si stava colorando. Quindi poi ognuno deve stare attento al proprio forno. E infatti ho abbassato ulteriormente la temperatura, perché evidentemente per questo tipo di torta era troppo alta. E intanto comunque ha continuato a cuocersi, alla fine si è cotta per fortuna. Con il mio forno già tipo dopo 30 minuti a 35 già era cotta. Io comunque l'ho tenuta un pochettino di più, proprio onde evitare problemi di cottura, ovviamente. Per cui adesso, ragazzi, andiamo a tirarla fuori dalla teglia. Nonostante comunque la teglia sia ancora calda, per fortuna, come potete vedere, ecco, mi si sta per rompere.
Con delicatezza. Sì, ma siccome ragazzi era ancora troppo calda, evidentemente non avrei dovuto tirarla fuori adesso. Ma siccome avevo visto che già si era staccata, ho preferito farvi vedere insomma come rimane. Purtroppo questo tipo di torta ragazzi non cresce, quindi non si gonfia come le altre torte. Non so se dipende dal fatto che non abbia le uova, comunque, perché comunque il lievito c'è, però non cresce, infatti vedete che rimane molto bassa. Per cui vabbè, speriamo che comunque il sapore sia buono. Il profumo è buono però. Devo dire che il profumo è veramente molto buono in effetti. Speriamo che lo sia altrettanto comunque il sapore. Come potete vedere sta uscendo ancora il vapore. Per cui quello che possiamo sperare è che il sapore sia buono. L'odore è veramente molto buono, per cui ovviamente ragazzi bisognerà aspettare che si raffredderà del tutto prima di poterla mangiare, quindi ci vorranno diverse ore. Ovviamente è consigliabile appunto metterla su una superficie che le permetterà di asciugarsi sotto principalmente, quindi di raffreddarsi anche sotto. Io avrei dovuto aspettare prima di togliere la teglia, però vabbè. Bisogna aspettare che si raffreddi prima di tutto la teglia ragazzi, quindi non fate come me che l'ho tirata fuori adesso che la teglia era ancora calda. In conclusione niente, poi vi farò sapere su Instagram se il sapore è buono ragazzi. In ogni caso magari ci vediamo comunque anche nei prossimi giorni ragazzi. Se questo tipo di video vi piace me lo fate sapere ovviamente qua sotto in commento, così magari ci vediamo nei prossimi giorni con qualche altro tipo di video che riguarda sempre la cucina, magari proviamo qualche altro esperimento. Per cui questo video termina qui, grazie a tutti, un bacione, vi abbraccio a tutti ragazzi da Giocherina, ciao!